1912. Padre Pio si trova fuori dal chiostro, si trova a Pietrelcina, proprio perché questa strana malattia fa stare bene Padre Pio a casa sua, non proprio nella sua casa natale. Lui abitava in un altro luogo, la Torretta, dove lì erano scontri continui, vessazioni diaboliche, ma anche straordinarie e dolci apparizioni di Gesù, la Madonna, di San Francesco, del suo angelo custode. L'8 gennaio scrive Padre Benedetto, sentite un po': scrivimi le cose del tuo spirito, non ti preoccupare per la debolezza della vista se scrivi storto. Se proprio non puoi scrivere, serviti di qualche persona di fiducia alla quale, sotto segreto, comunicherai le cose del tuo interno e ad essa le riferirà a me. E poi ascoltate qui come termina questa lettera a Padre Benedetto: ti ho mandato il mantello, ti manderò un calice per celebrare. E poi scrive: in caso di morte ci deve essere restituito. Quindi anche lo stesso Padre Benedetto era pronto a questo evento, perché questa strana malattia gli impediva, ecco, di stare bene nel chiostro, ma a Pietrelcina, così, all'improvviso, stava meglio.